Direttore Lo Monaco, siamo qui alla Villa delle Favare per una conferenza sull'importanza dei giovani talenti, non solo in Serie A, in Serie B, in Lega Pro, ma soprattutto nelle nostre categorie che forse sono i luoghi in cui si formano veramente i ragazzi. Quanto è importante la presenza di un giovane per ottenere delle vittorie fondamentali, e lei ne ha scoperti tanti di grandi talenti che poi ha lanciato nel calcio che conta. Io penso che l'assoluta mancanza di politica verso i giovani, che è propria del nostro calcio, sia alla base dei non successi del nostro calcio. Non possiamo certamente dire che i settori giovanili sono curati in Italia, a partire dalla Serie A per finire all'ultima delle categorie. Non c'è cultura, non c'è cultura perché non c'è cultura nei dirigenti, non c'è la cultura di costruire, non c'è la cultura di rischiare anche sui giovani quando è il momento. E quindi quando un giovane arriva in prima squadra, soprattutto al massimo dei livelli, lo fa in maniera sporadica. Vedi l'esempio di Donnarumma, vedi qualche altro esempio, non perché ci sia una vera politica di incentivazione, no? Ma il problema, ripeto, è nella classe dirigente, il problema è nella classe dirigente, nella mentalità che abbiamo. Non abbiamo centri sportivi, non abbiamo strutture. Dove crescono questi giovani? Andate a vedere nei dilettanti. I dilettanti su un campo giocano 3-4 squadre, si allenano 3-4 squadre, veramente anche in Serie A, qualche squadra di Serie A ha questo tipo di atteggiamento verso i settori giovanili. Vedi il Napoli, si allenano 3-4 squadre in un campo. Quindi fino a quando non cambierà questo modo di fare, difficilmente noi proporremo dei giovani importanti. E in Italia ci sono i giovani, bisogna dargli fiducia, e bisogna avere il coraggio di buttarli dentro. Ha appena parlato di una poca cattiva organizzazione per quanto riguarda i settori giovanili. Ultimamente si è parlato di restringere a due le presenze obbligatorie degli under in promozione ed eccellenza nella prossima stagione, a differenza di quest'anno che sono tre. Quindi sarebbe un ulteriore grave danno per i giovani, che verrebbero così esclusi, tra virgolette, dalle presenze nei vari campionati dilettantistici. Ma è chiaro. Più si restringe, più chiaramente il campo d'azione, il campo di dove questi ragazzi possono esercitare e mettere in pratica quello che è il loro modo di essere, si restringe. E io non le concepisco queste cose. Io le categorie inferiori le vedrei proprio tutte giovani e propedeutiche l'una all'altra. Quindi c'è da dire anche che una riforma dei campionati non guasterebbe. Abbiamo troppe categorie, abbiamo troppe squadre che non fanno una vera politica di miglioramento del calcio, non la fanno, è soltanto un barcamenarsi, fare i campionati, eccetera, eccetera, ma non c'è un'idea su come sviluppare il tutto. Ha un messaggio quindi per i dirigenti, i presidenti, i vari direttori sportivi, i vari direttori generali delle varie squadre, per puntare molto di più sul calcio dilettantistico, proprio come dice la conferenza, dal giovane talento per farlo diventare un grande campione? Tutto parte dalla possibile riforma dei campionati. Non esiste che in Italia manteniamo tante categorie professionistiche. Non ce la fanno, ci sono tanti centri che non ce la fanno a sostenerlo. Quindi aprire, dare la possibilità alle squadre di A di avere squadre in Lega Pro o anche in Serie B, e squadre di B di avere squadre satelliti, significherebbe movimentare il sistema, così come nei dilettanti, anche lì a cascata, meno categorie. Quindi accorpare un pochino significa selezionare e far sì che anche grandi centri non ci si disperda e si concentri poi su campionati anche un pochino più competitivi.